Al momento ancora nulla è cambiato all'interno e all'esterno dello stabilimento metalmeccanico di Valle Ufita. Stamattina quasi tutti i lavoratori assorbiti da Industria Italiana Autobus hanno partecipato all'assemblea indetta dalle sei sigle sindacali. Si è deciso di sollecitare la firma al Ministero del Lavoro per finanziare la cassa integrazione per ristrutturazione. Inoltre si avanza la proposta di programmare trasferte per i lavoratori irpini nella sede di Bologna, dove attualmente si lavora anche con gli straordinari. Si chiede inoltre il ripristino della saletta sindacale e il riconoscimento delle 12 RSA come stabilito in un recente incontro in regione. Infine, i segretari provinciali di categoria hanno informato gli operai dipendenti IIA che sarà Maurizio Moretti il nuovo capo del personale. Con lui e con Stefano Del Rosso è stato fissato un incontro il prossimo 4 marzo alle 9:30 presso la Confindustria Avellinese. Oggi ci è sembrato giusto fare il punto della situazione, anche alla luce dell'incontro che il 4 dovremo avere con la nuova proprietà. Ci aspettiamo che il piano industriale annunciato al sindacato incominci a prendere piede e diventi concretezza e non rimanga solo sulla carta. Io voglio ricordare che c'è un impegno affinché circa 150 lavoratori alla fine di quest'anno devono rientrare al lavoro. E quindi vogliamo capire come si procede rispetto alla formazione, rispetto agli investimenti che l'azienda dovrà mettere in campo per ridare vigore a questo sito produttivo. C'è anche una delle novità è che è stato designato il nuovo capo del personale, da Bologna arriverà Moretti. Sì, arriva questo nuovo capo del personale, finalmente abbiamo un interlocutore, dobbiamo chiarire alcuni aspetti che riguardano anche le relazioni sindacali, anche perché abbiamo nominato attraverso un accordo di mediazione fatto con la proprietà circa un mese fa 12 RSA che poi sono state messe in discussione e quindi il giorno 4 dovemmo chiarire con la nuova proprietà anche come organizziamo il nuovo sindacato all'interno di questa azienda, perché serve la presenza di un sindacato dei lavoratori per affrontare tutte le questioni spinose che interesseranno lo stabilimento nei prossimi mesi. Questo stabilimento non c'ha ancora un'insegna e quindi partendo da questo che può essere il simbolo, noi abbiamo perso 2 mesi, corriamo il rischio di perderne altri. Il problema non è quello di guardare al bicchiere mezzo vuoto, qui si tratta di incalzare la nuova proprietà e fare le cose che ha concordato al Ministero. Il rischio vero, e sappiamo poi come vanno le cose in Italia, la cassa integrazione non è stata ancora approvata. L'investimento previsto dal governo non se ne vede neanche l'ombra e noi sappiamo che Del Rosso ha detto a chiare lettere: se non arrivano questi soldi non si fanno gli investimenti. Insomma, c'è da preoccuparsi, ovviamente noi più che preoccuparci vorremmo creare le condizioni per risolvere la vertenza, perché io sono un quadro storico, ci ho messo l'anima, abbiamo creato le condizioni per risolvere la vertenza, ma la vertenza al momento è completamente ferma. L'incontro del 4 di marzo, noi diremo a chiare lettere che siamo delusi da come questa nuova società non mantiene le cose che ha promesso. Quindi, in questo momento l'Assemblea ha deciso di dare mandato alle segreterie provinciali per dare corpo a questa iniziativa che FISBIC ha messo in campo senza voler avere la primogenitura. Noi pensiamo così, gli altri vediamo se ci sono frenatori o altri che eventualmente pensano che avendo conclusa la vertenza mandando a casa Fiat bastava quello e quindi si può anche perdere del tempo.